Per spiegarvi, benvenuti nel mio sì, pronto, chi parla? Ma che cazzo vuoi? Vaffanculo, va. Ma pensate. Ah, comunque è meglio Charlie. Ma ragazzi, calvi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo qua con un vlog. Cioè, quanti cazzo di anni è che non facevo un vlog? E non è anni per dire che è tanto tempo, è veramente anni, sarà più di un anno sicuro. Comunque, sti cazzi, anche perché dall'ultimo vlog ho tipo raddoppiato, se non triplicato, gli iscritti. Quindi ciao, ciao agli iscritti nuovi. Comunque, di cosa parleremo in questo vlog? Ho vari argomenti che me li sono scritti lì, però voi non dovete vedere che io sto guardando, capito? Quindi deve essere tutta una cosa un po' a sgamino. Comunque, allora, la prima cosa che voglio dire, una cosa a cazzo però estremamente utile per me, è attivate la cazzo di campanellina, perché YouTube veramente ultimamente sta facendo veramente schifo. C'ha i suoi problemi, ognuno c'ha i suoi problemi, ma YouTube ne ha di più in questo periodo. Allora, io metto il video e la notifica non arriva neanche a un decimo della gente. Cioè, io ho fatto il test, ho chiesto a 10 persone se era arrivata la notifica, 2 mi hanno risposto di sì, 8 mi hanno risposto di no. Quindi YouTube, vai a casa, sei ubriaco. Quindi attivate la campanellina, che vi farò vedere qua. Dovete in pratica andare sul canale, nella home page del mio canale, in pratica, dove c'è il nome, tutto a destra c'è. Tanto ve lo starò facendo vedere, quindi che cazzo ve lo spiego a fare? Comunque, poi la seconda cosa. Allora, vi spammo qui il mio profilo di Facebook e il mio profilo di Instagram. Allora, ve lo dico subito. Instagram non è che lo uso tanto, però fa figo avere tanti iscritti. Almeno così le tipe mi scrivono, perché non è che loro guardano il cervello, no, troppo semplice. Loro guardano la popolarità, ovviamente non tutte. Però Monella. Poi un'altra cosa, lo spam. Un'altra cosa, il profilo di Facebook, che lì invece sono attivissimissimissimissimissimo. Ve lo lascio in descrizione, appunto, insieme anche a quello di Instagram. Quindi, boh, seguitemi, perché comunque, cioè, facciamo le cose zozze. Poi, terzo argomento, l'ultimo me lo tengo per ultimo, che non si può dire perché è ripetitivo, però vabbè, è il più importante, quindi lo tengo per ultimo. Allora, il terzo argomento sono gli hater, mitici hater. Allora, vedo molti, anche i miei amici, che quando magari li mettono tanti dislike ai video o gli scrivono commenti negativi, si abbattono in una maniera incredibile. A me non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo degli hater. Ogni tanto capita che mi mettono i dislike, e non perché il video è brutto, ma perché semplicemente magari gli sto sul cazzo come persona, quindi lasciamo i dislike così lui si abbatte, ma non avete capito. Un cazzo, cioè, che così mi fate un favore, almeno il video mi sale di popolarità. Pezzi di merda. No, anzi, bravi ragazzi, perché comunque mi fanno un favore. Adesso passiamo all'ultimo argomento, quello più importante, quello per cui sto facendo il vlog. Questo qua è veramente importante, perché ne va del futuro del canale. In pratica, ho deciso, diciamo, anche consultandomi con vari miei amici youtuber, non farò più un video ogni 2 settimane, perché il mio ritmo era più o meno quello, con l'editing super clamoroso che, porca puttana, ci mettevo 15-20 ore a video, e per alcuni video anche a 30, tipo la crossbar challenge ho messo 30 ore a montarlo, cioè cose fuori di testa. Perché alla fine voi non dovete seguire lo youtuber per la sua bravura nel montaggio o comunque per i video in sé, ma dovete seguire lo youtuber per, appunto, lo youtuber, cioè, nel senso, voi dovete guardare i miei video per me, per il mio modo di intrattenere, per il mio carisma esagerato, cioè, ma che cazzo. Comunque, voi dovete seguire a me, appunto. Quindi mi hanno fatto capire i miei amici che non è importante l'editing. Cioè, ovviamente non è che adesso, boh, editing di merda, via. Un po' di editing carino ce lo metto comunque in video, però ne farò molto meno rispetto a prima. Perché, uno, non è che ho più molto tempo per fare i video. Però, me l'ha detto anche un bicchio, uno youtuber famoso, non posso fare il nome, però uno youtuber grosso mi ha detto in pratica che anche lui vorrebbe fare cose più complesse, ma non può, perché ovviamente deve portare i video. Quindi non conta tanto la qualità quanto la quantità. Ovviamente ci deve essere il compromesso. Non è che allora porto video di merda, 5 video al giorno, così a cazzo, senza senso. No, porterò più video, però diciamo un po' meno lavorati rispetto alla tutti quelli che ho fatto fino ad adesso. Questo mi permetterà di portarne di più. Quindi il mio obiettivo è 2 a settimana, che significherebbe quadruplicare la quantità di video che sto facendo adesso. Quindi, minchia.
è già buono. Però magari a volte può succedere che ne carico uno, però in ogni caso sarò sempre comunque più attivo di prima, questo è sicuro, perché adesso YouTube funziona così: se tu fai pochi video non cresci mai nella vita, devi fare tanti video. Me l'hanno detto anche i miei amici, infatti i miei amici che fanno 2-3 video a settimana crescono e io no. Quindi chi è che sbaglia? Io, ovvio, sono un coglione. Quindi adesso farò questi video così. Boh, ho finito, scusate intanto se per la barba non c'avevo testa di farmela. Oh, ma sta cazzo di vespa che mi ha rotto i coglioni, eh. C'è una vespa lì, stai lì, a fine video ti uccido. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e ragazzi, adesso si fa sul serio. I'm a fucking VIP. Bella.